La nostra chiacchierata brussellese si svolse in una mite serata d'autunno del 2001 nella bellissima Place du Sablon della capitale europea. Fu in quella sera che appresi che Marco aveva ceduto al pressante invito del neonominato sottosegretario al lavoro nel nuovo governo uscito dalle urne delle elezioni del maggio 2001. Marco aveva quindi ricominciato a svolgere le funzioni di consigliere per gli affari europei del Ministero del Lavoro. Questo suo annuncio mi sorprese molto. Marco mi rispose che gli avrebbe svolto un ruolo esclusivamente di tecnico, nella speranza di vedere attuate dalla nuova maggioranza alcune delle riforme della legislazione sul lavoro che i governi della precedente legislatura non erano stati in grado di realizzare. E lasciai Marco quella sera con un sentimento di grande perplessità e col presentimento di vederlo esposto nuovamente a dei gravi rischi personali. Questo presentimento di pericolo crebbe nel corso delle settimane successive. Man mano che leggevo, siamo all'inizio del 2002, man mano che leggevo gli articoli di Marco sul Sole 24 Ore, articoli nei quali egli, esponendosi ancora una volta in prima persona, reclamava l'adeguamento della legislazione italiana del lavoro sia alle regole imposte dalla legislazione europea, sia alle esigenze di un'economia post-industriale in rapida e radicale trasformazione. La sera del 19 marzo 2002 io tornavo in treno da Parma, dove avevo tenuto le mie lezioni al Collegio Europeo di quella università. Per caso non arrivai quella sera con lo stesso treno che aveva preso Marco alla stazione di Bologna, dove anch'io avevo lasciato la bicicletta. Pedalai quella sera sino a casa senza la forza di fermarmi dinanzi alla casa di Marco perché la commozione era troppo intensa. Ma se la commozione era fortissima, essa non era accompagnata da alcun sentimento di sorpresa. Risalendo al ricordo di quell'ultima nostra cena insieme a Bruxelles, mi sembrava di vivere una versione tutta bolognese della cronaca di una morte annunciata di Gabriel García Márquez. Da quel 19 marzo 2002, con la moglie del professor Biagi, la professoressa Marina Orlandi e con un gruppo di amici di Marco, organizziamo una staffetta simbolica in bicicletta, la cosiddetta biciclettata, dalla stazione di Bologna alla sua casa in via Valdonica. Alla biciclettata segue una cerimonia di commemorazione sotto le finestre di Casa Biagi, cerimonia molto semplice e del tutto informale, alle ore 20 di ogni 19 marzo, alla stessa ora e a pochi metri dal luogo in cui la vita terrena di Marco fu spezzata, per continuare nel cielo dei giusti, nel quale certamente ora Marco si trova.